No, mi lasciare, amore mio, ti amo, afferra la mia mano. Signori e signori, Mette Bise, ma in realtà Matteo, Valentino. Perché la gente vi conosce? Perché facciamo dei video sul web, YouTube, Facebook. Che facciamo i cretini così sul web. Di dove siete? Torino. Tra di voi chi è il più bello? Io. Il più ricco? Lui di sicuro. Il più alto? Ovviamente io. Lui, ma di poco, di poco. Il più bravo letto? Io, non c'è dubbio. Perché siamo mai detenuti insieme? Facebook o YouTube? Bella domanda. Instagram, Facebook. Descrivi il web in tre parole. Una bella opportunità. Scrivo, ai mi piace. Bise, lo sai che sono quattro parole? Ah. Cosa ne pensate di i Pantellas? Bellini, alti. Fabi J. Ricciolo, ricco. Wilbush. Dov'è Wilbush? Qualcuno ha visto Wilbush? Wilbush non c'è. Penso lavoro in radio, però ciao Wilbush. Frank Matano. Frank, aspetta. Matte. Frank. Matte. Povero Paolo Brosio. Matte Bise. Fanno schifo al cazzo, non guardateli. Non sanno fare niente. Rispondiamo a qualche domanda dei vostri fan su Facebook. Ok. Come vi è venuto in mente di fare questi video? È perché un anno mi hanno bocciato a scuola e praticamente mia madre non mi faceva uscire, no? Allora io ho preso una videocamera, ho fatto un video, l'ho messo su internet, è diventato virale e non so neanche il perché e il per come. Mi ha obbligato a fare la donna e tuttora mi fa fare ancora la donna e la farò penso per sempre. Cosa volete fare in futuro? Continuerete con i video? Beh, sicuramente con i video continueremo perché è una cosa che ci piace, però speriamo che ci porti a fare altro, cosa di più grande, ma arriveremo sempre con i piedi sui social. Penso che continueremo ancora per molto tempo a fare i video e poi... Potreste dire questa frase napoletana? Chi schifa Matte Bise ha da solo morì. Guagliò, loro so meglio che se l'ha capì. Chi schifa Matte Bise ha da solo morì. Guagliò, io sono il migliore da morì. Come hanno reagito i vostri genitori sapendo che avete raggiunto un grande successo sul social network? Ma in realtà mia mamma quando ha scoperto che la pigliavo per il culo su internet facendo le scene di sua mamma si è un po' incazzata. Però poi ha capito che è uno stereotipo, cioè in realtà è così, ma esagero. In realtà i miei genitori penso che non l'abbiano ancora capito, quindi non so, fateglielo capire, metteglielo una linea. Cosa provate quando qualcuno vi fa una critica? Ve la prendete o la accettate? Ma in realtà ce ne sono poche, quindi se volete scrivere qualche critica qui sotto a noi ci fa molto piacere. Venite. Ditemele in faccia le cose. No, vabbè, non ce la prendiamo. Trovate una lampada magica e avete la possibilità di esprimere tre desideri. Cosa desiderate? Avere altre tre lampade magiche. Così faccio altri tre desideri, 3x3, 6, 3x3, 9 e faccio un sacco di desideri. Che il Toro vinca lo scudetto, incontrare i miei attori preferiti e poi, so, avere tutti i suoi desideri. Di chi? Tuoi. Anche se non siete gay, avete mai avuto un rapporto sessuale tra di voi solo per divertirvi? No, cioè no, non esiste. E chi ha detto che non siamo gay? Tette o culo? Culo. Con chi vorreste fare una collaborazione tra youtuber con i quali non avete ancora avuto l'occasione di farla? Con i Jackal. Nessuno, che un cazzo. Pelosa o rasata? Rasata. Rasata tutta la vita. Anzi no, pelosa. No, rasata. Vi masturbate insieme? Cosa vedete nel vostro futuro? La figa. Davvero? Tanta. Il contrario di tutto quello che ha detto lui. Sapere che siete la causa del sorriso di molte persone che vi seguono, come vi rende? Molto ansiosi, è un problema, perché se ridete con i nostri video è un problema, cioè avete veramente un'ironia molto bassa. Cazzate a parte, noi vi ringraziamo e speriamo sempre di riuscirvi a strappare un sorriso, perché ci rende molto orgogliosi e noi vi amiamo. Dategli un 5. Quanto ci vuole mettere? Salutate i vostri fan. Fan, i nostri amici. Ciao cari. Ciao amori. Vi è piaciuta questa intervista? Sì, è sempre stato il sogno della mia vita fare un'intervista doppia. È sempre bello essere intervistati dalle Iene. Quando uscirà il vostro prossimo video? YouTube ci impegneremo affinché esca un video periodicamente. Cioè speriamo che escano dei... Passate sul canale che troverete qui. Troverete qui. Che cazzo è il canale? Non carico un video su YouTube dal 90. Ci impegneremo affinché esca un video il più presto possibile. I video li troverete in questo canale. Su Facebook li mettiamo periodicamente, praticamente sempre, quindi seguiteci. Avete qualcos'altro da dirci? Sì, in realtà questa non è un'intervista. Sì, no, siamo degli sfigati. Sono i cartoncini con lo scotch. Siamo sfigati. Comunque.
Comunque ragazzi, cazzate a parte, speriamo che il video vi sia piaciuto, questo era un fact time. E noi rispondiamo a tutte le vostre domande, quindi per il prossimo scrivetecele qui in un commento qua sotto. Sì, lasciate le domande e noi risponderemo nel prossimo video. Comunque noi ci vediamo su Facebook, ormai abbiamo preso la residenza, pubblicheremo più o meno tutti i giorni un video al giorno, se riusciamo, sì, permetteteci. Noi vi mandiamo un saluto, un abbraccio e... ciao ragazzi! Stop, buono.